Sì, ogni giovedì noi portiamo migliaia di annunci di persone che in qualche modo scambiano qualcosa. Ci siamo resi conto nelle ultime settimane che sempre più gente chiede anche uno scambio. Sono momenti difficili, l'economia è un pochino in fatica, quindi se in momenti di vacche grasse uno aveva telefonini, mountain bike, oggetti di cui non se ne fa più niente, adesso può essere arrivato il momento di cambiarlo con altre cose utili, una cuccia per un cane che è arrivato, un lettino, una culla o chissà, tante altre cose anche per i bambini. Quindi questa occasione di Baratto Wave è stata fatta proprio con il Comune di Arezzo per cercare di dare un'opportunità di scambio e quindi di economia. Si arriva a fondo al mese con fatica, si arriva magari con qualche soddisfazione in più se si riesce a portare in casa delle cose anche a costo zero. Questo è il nostro obiettivo. Penso di sì, è importante, un'iniziativa proposta dal Comune con AISA, con Arezzo Verde, Alza Grande, Lega Ambiente, tante cooperative sociali, soci della Coppa, quindi in tutto il territorio si ritrova a promuovere un'iniziativa che si basa sulla tradizione antichissima, quella del baratto, però oggi è ancora attuale, proprio perché così si mettono a disposizione degli altri dei prodotti, magari che non si utilizzano più ma che servono, si prolunga la vita dei prodotti, si producono meno rifiuti, ci si avvicina anche a un modello di vita più sostenibile, compatibile, e quindi è un'iniziativa virtuosa che tra l'altro voglio evidenziare è stata riconosciuta appunto per la sua validità anche dalla settimana europea per la riduzione dei rifiuti che proprio è in questa settimana, e quindi vediamo se questo appuntamento può poi tradursi anche in un evento mensile per la nostra città portare appunto delle positività anche nella riduzione dei rifiuti del nostro territorio. Poi è stato trovato anche un nuovo uso per il parcheggio Mecenate, come era nei vecchi progetti. L'iniziativa si svolge appunto domenica 18 al piano terra al parcheggio Mecenate, e è il primo evento che si fa al parcheggio Mecenate perché tra l'altro è stato progettato con queste caratteristiche per poter realizzare al piano terra le piccole fiere, i mercati o iniziative varie di aggregazione, avendo tutte le caratteristiche strutturali autorizzative per appunto eventi di questa natura, quindi iniziamo anche questo percorso.